Qua, pallanuoto è l'orario giusto per Palombella biancorossa, la maglia della Rari, la nostra testata elbana. Siamo pronti. Tante cose da raccontarvi anche in questa settimana. Avremo due ospiti telefonici, ma entriamo immediatamente nel novero. Notizie di Coppa Campioni infrasettimanale. Tante buone notizie, ma non poteva essere altrimenti. Tornava la Champions League, quarta giornata con due squadre impegnate nella nostra maggiore competizione europea, Associazione Nuoto Brescia e Prorecco, che erano a caccia di conferme. Arrivano le conferme, convincente vittoria di Brescia che ha anticipato per via del fuso orario di Tbilisi in Georgia, vincendo contro la Dinamo 19-11, partita che è stata data per gli sportivi appassionati su Sky Sport Arena, ha visto dominio totale dei campioni d'Italia, già avanti 9-4 al pit stop lungo a metà gara. Quaterne di Lazic, di Somme e Luongo, biancazzurri in testa al gruppo A con 10 punti. Larga vittoria anche della Prorecco. Qui è servito il nostro contropallina, il pallottoliere che era lì a bordo vasca. 14-9 allo Spandau 04 Berlino, il campione Europa, già avanti 10-6 all'intervallo e 11-6 dopo tre tempi, mandano a segno ben otto giocatori di movimento con le doppiette di Di Fulvio, Younger, Zalanchi, Cannella, Presciutti. Girone A, l'ultimo turno, Olympiacos Pireo, Barceloneta 8-4, Tbilisi Brescia 11-19, 2-5, 2-4, 3-5, 4-5, gara sempre sotto controllo. Budapest Novigrad 11-10, Jadran Radicini 9-8, il girone B, Budapest Marsiglia 8-10, Steaua Bucarest Dubrovnik 9-14, Stella Rossa Wasp Hannover 12-15, Prorecco Spandau Berlino 14-9, 5-3, 5-3, 1-0, 3-3. E noi però ci tuffiamo a rivivere l'ottavo, il nono e presentarvi il decimo turno della Serie A con un gradito ospite, Andrea Razzi, ex plenipotenziario della Rari, ex rarino e lo ha nel cuore, adesso valente giocatore di Trieste. Andreino, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Ciao Stefano, ciao a tutti, che Senti, allora, piacere devo dire, sentirti. meraviglie di un campionato di Trieste dove te, Bini, state attraversando un momento quasi, potrei dire, assolutamente di grazia. Prorecco 27, Ortigia 25, Brescia 24. Voi siete quelli che avete dato una scossa al campionato battendo Brescia. Siete quarti in classifica a 20 punti, precedendo Savona 18, Telemar 16. Che annata è in casa Trieste? Credo che siate tutti al massimo dell'esaltazione. Un'annata bellissima, si è cominciato il campionato secondo me in maniera strepitosa, non ti dico inaspettata Stefano, ma quasi, insomma io credevo tanto in questo gruppo quando ci siamo sentiti tempo fa e te l'avevo dichiarato, però ecco si sta giocando molto bene, c'è tanto affiatamento e i risultati sono la prova lampante di quello che vi sto dicendo. Abbiamo perso solamente con il Recco, poi abbiamo fatto punti pesanti fuori casa, sia a Palermo che a Ortigia, poi sicuramente anche Quinto, che è una grandissima squadra, sta percorrendo un campionato che secondo me molto è di sotto delle loro capacità, e soprattutto abbiamo vinto con il Brescia, che io non, in carriera mia non avevo mai vinto, ero incredulo. Guarda, è stata un'emozione bellissima, bellissima. Per cui veramente lode, lode, lode a voi tutti. La tua posizionamento 20 punti, giocate 9 gare, vinte 6, pareggiate 2, hai perso solamente Correcchio. Hai un attacco mitraglia che viaggia con 101 fatte, 87 subite, con differenza positiva più 14, un'annata assolutamente da incorniciare. L'amico Giacomino Bini, anche lui sugli scudi in gol nell'ultima partita. Sì, molto contento, anche Giacomo, guarda, si sta vivendo questa seconda giovinezza, dai, mettiamola così, perché comunque siamo contornati da grandi compagni di squadra, che è un mix molto bello fra giocatori esperti e ragazzi giovani veramente, veramente promettenti. Cioè,
Mladosic, il nuovo giapponese Inaba, che ti posso assicurare ha delle qualità incredibili, incredibili veramente. Mezzaroba sicuramente, Fudgorni, che sono proprio ragazzi giovani ma bravissimi, bravissimi. Perfetto, e in questo turno tutti gli sguardi sono a Monpiano, il Brescia ha l'occasione di riappaiare la Prorecco nel primo scontro, quello con la S maiuscola del campionato, la gara di andata. Tutti gli sguardi assolutamente saranno riposti lì. Che razza di partita secondo te sarà? Succede di tutto in quella vasca? Allora, vedendo le due squadre, ti dico, secondo me per ora parte un po' avvantaggiato il Recco, perché avendo acquistato Marco Dellungo che sta straparando in porta, e appena hanno Zalanchi, c'è questo mancino che ha un cannone al posto di braccio, cioè proprio tira in maniera perfetta, perfetta, e ti dirò, secondo me è un po' avvantaggiato il Recco. Se dovessi dire un vincitore direi Recco, soprattutto in questa prima parte, anche perché Brescia gli è entrato adesso una pedina molto importante che è il centro con Tahsin Bihari, ma è arrivato questa settimana, capito? Quindi l'amalgama della squadra secondo me deve ancora venire fuori. E allora tu speri che vinca il Recco e poi ti lascio perché se tu mi batti Catania ed è nelle vostre corde, ovviamente poi il vecchio mantra di Paolo Caselli che ti saluta laddove un pallone Grande, rimbalza su abbraccialo. qualsiasi superficie può sempre succedere qualsiasi cosa fino all'ultimo secondo e ne ho viste di cotte e di crude ultimamente anche di queste situazioni, ma nei campionati laddove si gioca una squadra forte con una più debole vince sempre la squadra più forte. Per cui Trieste che mira a vincere questa partita in casa, salireste a 23, se il Brescia perde lo avete a un punto e sarebbe davvero un grandissimo vostro risultato, addirittura potreste mirare a entrare nel giro delle zona coppe. Esatto, noi si spera proprio in quello, guarda, ti dico Stefano, vogliamo entrare in Coppa quest'anno, bisogna tenere la concentrazione alta perché guarda, non siamo il Recco e il Brescia che ci si può permettere anche di fare una partita sottotono e il risultato lo porti a casa, noi se non si entra concentrati in acqua tutte le partite rischiamo di fare la classica figuraccia, capito? Il Catania è una squadra comunque completa che sicuramente in casa sua fa il fortino e fa tanti punti e dura un po' più di fatica fuori casa, però bisogna batterli sul campo e quindi sarà sempre difficile. Se noi ci impone subito il nostro gioco, sono convinto che si porta i punti a casa, Bene, sicuro. allora Andrea, io ti ringrazio di essere stati con noi per questi minuti. Saluta Giacomo, digli che la prossima settimana chiamo lui perché lo voglio Bene. risentire, rivedere in fotografia perché io mi ricordo sempre di voi, gli amici veri, io non li dimentico Vedo. mai. Noi seguiamo le nostre ragazze che non giocano questo weekend perché ci sono casi Covid in casa Orizzonte. I ragazzi intraprendono la prima lunga trasferta al sud e vanno a giocare a Santa Maria Capua Vetere contro l'ATI 2000, dovrebbero vincere, fare 4 su 4. Hanno iniziato benissimo la stagione di A2, quella dove dovranno sicuramente farsi perdonare e tornare immediatamente in A1. Noi ci sentiamo prestissimo, tante care cose, vi seguo tutte le settimane. Un abbraccio. Grande, un abbraccio grande, un abbraccio e ciao a tutti. Ciao Andreino, A grazie, sei presto, sempre a uno presto. di noi. Ciao. Grazie. Ok. Allora, da Andrea Razzi, ecco il commento alla nona giornata che è stata. Dunque, ancora un sabato di grande pallanuoto nella nona giornata della 1 maschile. I campioni d'Europa della Prorecco infilano la nona vittoria e restano saldi alla guida del campionato con 2 punti di vantaggio su Ortigia, 3 sul Brescia, campione d'Italia. Punta Sant'Anna nella piscina Recchellina. I Liguri piegano la Telimar Palermo triplicandoli 15 a 5, tutta la differenza evidente nel 7 a 0 tra il primo minuto del secondo tempo e il primo minuto del terzo, che di fatto si chiude a quadrupla mandata il confronto 9 a 1. Fino a quel momento Palermitani erano andati a segno col solo Irving, che
che successivamente con la doppietta personale interromperà il primo break del Recco, gara sostanzialmente corretta in cui nessuno è stato espulso per limite di fallo. Nel tabellino spiccano i 3 gol di Ecinic, 10 giocatori di movimento, tripletta di Cristian Presciutti, doppiette di Nicolò Gitto, Lagic e Renzuto Iodice per Brescia, che passa agevolmente 14-6 in casa della Rarinantes Salerno. Punti salvezza in chiave, punti pesanti in chiave salvezza li prende la Waterpolo Milano Metanopoli, che batte di misura purtroppo la nostra Waterpolo Anzio di Robertino Tofani. Match double fasse, laziali avanti 5-1 nel secondo tempo, conducono fino al 6-5 di metà della terza frazione, poi la bella rimonta dei Meneghini che alla Cozzi ribaltano il punteggio con le reti di Scollo e Tononi, 7-6, allungano 9-6 in avvio di quarto periodo, che segnano Perez e Casum. La reazione dell'Anzio arriva ma è tardiva, negli ultimi 100 secondi vanno a segno Di Rocco, Daniel Presciutti, ma finisce 9-8 per Metanopoli, trascinata dalla Quaterna di Rizzo. Savona passa in casa del Nuoto Catania 12-7. Gli Etnei tengono poco meno di un tempo 2-2 col gol di Tringari, successivamente l'allungo decisivo dei biancorossi con il gol in sequenza dell'ex fiorentino Molina Rios e 2 a testa di Vuskovic e Rizzo, che valgono il già determinante 7-2. Parliamo del bel successo della Pallanuoto Trieste, abbiamo appena salutato Andrea Razzi con una super dinaba di cui ci parlava benissimo l'ex Genova Quinto, autore di una cinquina, che batte 13-7 il circolo nautico Posillipo. Match subito in discesa per i giuliani, che blindano la Porto di Oliva per 10 minuti, si portano sul 6-0 con le reti in sequenza di Naba, Bini, appunto, Bego, Petronio, le due di mezza Roma, tutti ragazzi di cui ci ha parlato bene il nostro amico Andrea Razzi. Prezioso successo per la Ida in Genova Quinto, che sconfigge di 15-8 la Lazio, ancora a secca di vittoria nel torneo. I Liguri sempre avanti nel metà punteggio, fin su 7-4 all'inversione di campo, scappano definitivamente nel cuore della terza frazione con il doppio squillo di Matteo Gitto e quello di Bittarello, 10-4, impossibile da rimontare per i biancocelesti. Allora Milano Metanopoli 9-8 che batte Anzio Waterpolis, 0-3, 3-2, 4-1, 2-2, 2 di Perez, 1 di Tononi, 1 di Scollo, Quaterna di Casum immarcabile, 1 del mio amico Lanzoni, Waterpolis con Antonini, Siani, Gandini, 2 dell'ex laziale Di Rocco, Giorgetti 1, Grossi 1, Frate Arcangeli, Mironov 1, La Penna, Federico 1, che abbraccio e saluto, sempre uno di noi quando giocava nella Rari, era un autentico divertimento. Poi Cunco, Casasola, doppietta di Presciutti, Vassallo, allenatore Tofani, usciti per limite di fallo Andriu Kov e Perez nel quarto tempo, superiore numerica Milano 3-10, Anzio 5-11, hanno arbitrato Colombo e Schiavo. Poi gli altri risultati: Nuoto Catania Savona 7-12, Salerno Brescia 6-14, Posillipo appunto Pallanuoto Trieste 7-13, Ortigia Roma Nuoto 14-6, Lazio quinto 8-15, Pro Recco Telimar 15-5, Recco 27, Ortigia 25, Brescia 24. Ma attenzione, domani c'è Recco, Brescia-Recco a Monpiano. Se Brescia vince, riappaia la Pro Recco e si ricomincia da capo. Trieste 20, Savona 18, Telimar Palermo 16, Salerno 12, Anzio Waterpolis 11, Milano Metanopoli 9, Posillipo 7, Catania 7, Quinto 6, Roma e Lazio 1. Questa è la classifica in Serie A1. Andiamo in A1 femminile, poche le note, non si gioca domani la gara tra l'Equipe Orizzonte e la Rarinante Florenzia, problemi di Covid in casa catanese. La sesta in programma la settimana scorsa ha visto la Florenzia passare ad Ancona 6-5, come mi ero augurato quando andai a parlare con Elena Gigli e Alessandrina Cotti, 6-5 maturato nella piscina del Passetto ad Ancona, seconda vittoria consecutiva, prima in trasferta della stagione. Gigliate avanti 5-2 in apertura di quarto tempo dopo il rigore realizzato dalla Giacchi,
La squadra di Pace provava a rientrare con il gol di Bersacca e Quattrini, ma pesa il rigore fallito da Martella, lo para il numero uno in quel momento in acqua per Firenze. Perego, Pantani riportava le compagne del Marchigiane a più due quando mancavano 2:10 alla fine, strappato in Subito America, riaccendeva le speranze di Ancona a 40 della Sirena, 40 secondi dalla fine, ma vinceva la Florenzi a 6-5. La SIS Roma supera il Como Recoaro 20-7. Poi la Vetro Calverona riparte dopo il primo stop stagionale subito dal Padova, torna alla vittoria battendo 12-8 il Bogliasco 1951, plebiscito Padova, la capolista passa a mani basse a Milano 18-2, 6 vittorie su 6 per le ragazze di Posterivo che piazzano un 9-0 nei primi 15 minuti di gioco. Come detto, nel prossimo turno misure integrative di sicurezza, riduzione del rischio di contagio, rinviata a gara a data a destinarsi, la gara tra quelle giocate tra Trieste e Equipe Orizzonte e poi quella di sabato, quella in terra siciliana con l'Equipe Orizzonte. Il tabellino di Ancona Florenzia, la Florenzia ha schierato Perego e Banchieri tra i pali, il rigore parato dalla Perego, Landi, Lepore, Cordovani, Gasparri, Vittori, uno di Nesti, una della giovanissima Pantani, Giachi 1, Nenca 1, Marioni, doppietta di Amedeo, Banchelli, allenatrice Cotti. Per il Vela Ancona Nuoto, Uccella, strappato un gol, Poveri, Monterubianesi, Ferretti, Vecchiarelli, Bartocci, Olivieri, Bartocci un gol, Olivieri, Campitelli, doppietta di Bersacchia, Martella, Quattrini un gol, Andreoni allenatore, Pace 2-2, 0-1, 0-1, 3-2, uscita per falli la Quattrini, superiore numerica, Vela Ancona 2-8, Florenzia Maluccio 1-6 con un rigore nel primo tempo. L'estremo difensore di Ancona, la signora Uccella, para un rigore alla Nenca. Nel secondo tempo, bisse della Uccella, che stavolta para il rigore alla Nesti. Nel quarto tempo, la Perego ci salvaguardia, battendo, parando un rigore alla Martella davanti a 100 spettatori circa. Como Recoaro Roma 7-20, Bogliasco Verona 8-12, Vela Ancona Nuoto Florenzia 5-6, plebiscito Padova Milano 18-2. Trieste Orizzonte rinviato, dunque l'Orizzonte non gioca per due turni consecutivi. Plebiscito Padova 18, Roma 16, Verona 13, Orizzonte 9 in ritardo, ma ovviamente partite da recuperare. Florenzia 7, bene. Trieste Como 6, Bogliasco 4, Ancona Nuoto Club Milano 1. Andiamo a parlare di Florenzia, la braceria Cus Palermo 13-9, ma per farlo voglio Luca Minetti, al quale indirizziamo la nostra chiamata, allenatore della Rarinato del Florenzia, 3x3 fa inequivocabilmente 9, 3 partite in A2, 3 vittorie, adesso un esame importante a Santa Maria Capo Vetere, domani in casa dell'Acqua Chiara Ati 2000, un match che vede la Florenzia partire con i favori del pronostico, ma la vasca di Santa Maria Capo Vetere sempre comunque dovunque. Una gara dove per uscire vincenti bisogna giocare le partite, le classiche partite perfette. Luca Minetti tra qualche istante. Luca, buongiorno. Buongiorno, ciao Stefano, caro. Buongiorno. Allora, a tutti. Siete in partenza per la capatina Calzetta, più lunga per adesso. Santa Maria Capua Vetere vicino a Napoli. Acqua Chiara, Ati 2000. Ho detto che sono stato ai centri scommesse, il betting vi vedrebbe partire da favoriti, ma so che tu mi dici, Stefano Ballerini, zittisciti, se ne parla a fine partita, ma ci eravamo parlati prima della terza vittoria che tu hai conquistato contro Cus Palermo 13-9, 3x3 fa sempre 9, l'inizio è buono anche se continui purtroppo ad avere troppi assenti. Allora, innanzitutto la vittoria l'hanno tenuta i ragazzi e non io. Io lavoro in settimana, poi il sabato i protagonisti sono i ragazzi più che altro. Partiamo da favoriti, sì, partiamo da favoriti, come più o meno in tutte le partite che dovremo affrontare. È una cosa che è il blasone che si porta dietro questa società e questa squadra e va benissimo, e basta avere sempre rispetto
e per il resto essere pronti ad affrontare le partite. I ragazzi stanno rispondendo bene anche nei momenti di difficoltà, con l'assenso che si è visto delle cose egregie, altre su cui lavorare per, sulla loro crescita, però per ora sono soddisfatto, ecco, dai. Poi vediamo, affrontiamo una partita alla volta e vediamo cosa succede. Le prossime partite sono molto interessanti, dall'altro, da qua alla sosta. Vasca di Santa Maria Capovetere, che si parlasse al vecchio femminile del Volturno, che si parlasse delle capatine che ci fanno le squadre napoletane nell'alternarsi, è sempre stata una piscina da dove per uscire vittoriosi bisogna saper giocare le classiche partite perfette, in gergo perfect game. Voi siete pronti? Ma io penso sì, i ragazzi sono pronti, abbiamo visto, abbiamo studiato anche un po' l'altra squadra, le soluzioni, diciamo, tattiche che adottano loro, siamo, dovremmo essere pronti, poi il campo dirà, può dire, può darci ragione o dire il contrario, questo dipende poi da noi come approcciamo la partita. Certo è che se l'approcciamo in maniera floscia e senza convinzione, sicuramente non usciremo col risultato positivo. Senti, dei tanti assenti recuperi qualcosa questa settimana o sono sempre coloro che hanno fatto 3 su 3 a scendere in acqua a Santa Maria Capovetere? Dacci no, gli ultimi ordini dell'infermeria. Ancora, questa settimana ancora sono gli stessi, poi monitoriamo i ragazzi, il reinserimento dei ragazzi in base al medico e vedere se sono pronti per poter essere reinseriti. Il campionato è lungo, che perciò non c'è tutta questa fretta o necessità di, aspettiamo il quadro clinico buono per poterli reinserire. Mi parlavi bene di Team De May, ebbene il ragazzo è in spolvero a Quaterna al Palermo, hai trovato il condottiero? Ma sì, è un ragazzo che ancora deve imparare bene l'italiano, però è un ragazzo che dà l'esempio agli altri, perché al di là dei 4 gol, e secondo me ne sbaglia ancora parecchi, ma ne sbaglia parecchi perché fa una mole di gioco, di movimenti e arriva alla conclusione un po' meno lucido. Però è veramente un esempio negli allenamenti e durante le partite, nel sacrificarsi e giocare per la squadra. È uno di quegli esempi silenziosi che i ragazzi che vogliono crescere devono seguire. Perfetto, allora io ti lascio al tuo lavoro di rifinitura prima della partenza. Partite la mattina o partite questa sera? No, partiamo domani mattina, arriviamo a Santa Maria Capovetere, si mangia, ci riposiamo in albergo e poi andiamo in piscina. Perfetto, allora buona trasferta, la prima più lunga delle ultime 3, poi arriveranno anche le trasvolate in Sicilia, 2, per cui le migliori cose alla Florenzia, ne riparliamo la settimana prossima in sede di consuntivo dopo la disputa del quarto match di campionato. Grazie Luca, un abbraccio. Grazie, ti voglio a voi bene. Un abbraccio a tutti, grazie. Ciao. Mille, grazie. Ciao caro, ciao. Allora andiamo a vedere quello che è il campionato di A2 Girone Sud, dove andiamo a vedere la quarta giornata e poi torniamo a bomba per andare a vedere quello che è successo contro il Palermo. Si giocano Muri Antichi Catania Sori, Civitavecchia Circolo Canottieri Napoli, Olimpico Roma Latina, Vela Ancona Nuoto Toscolano Pallanuoto, Palermo Roma Visnova, Acqua Chiara Ati 2000 Florenzia. La classifica dice di Circolo Canottieri Napoli, Florenzia, Visnova Pallanuoto e Muri Antichi Catania 9, Palermo e Sori 4, Acqua Chiara 3 con Latina, a 0 sono Tuscolano Pallanuoto, Vela Nuoto Ancona, Civitavecchia e Olympic Roma. Torniamo a riavvitare brevissimamente il film, siamo in conclusione con quello che è successo nel match casalingo di sabato. Rifaccio un'altra volta un appello, per favore Rosucci, ha detto stampa della Rari, fai pressioni su quella televisione a cui avete incaricato di gestire la seconda stagione della pallanuoto consecutiva nel inviarci gli highlights delle partite della Rari in casa e fuori,
in modo che noi li possiamo utilizzare. Siamo l'unica trasmissione delle reti nazionali sul territorio italiano che parla compiutamente di ciò che succede nel mondo della pallanuoto. Se ci mandate anche le interviste, noi faremo in modo di poterle anche utilizzare. Grazie, se potrete, Florenzia, che ha schierato San Marco tra i pali con l'assenza ancora di Cicali. Kemery, Carnesecchi un gol, Benvenuti un gol, Team De May, il poker 4, Sordini, bravissimo 3, Tommaso Turchini, Borghigiani 1, Chellini, Partescano 3, di Capitana Astarita, Calamai Gioia, gli ultimi rinforzi, allenatore Minetta, Cus Palermo con consiglio, Russo, Galioto, Occhione, Zabo, Lungherese 3, Mineo 1, Barcellona, Turkovic, Geloso 2, Ferlito 1, Cesarò, Rainieri, Tuminello, allenatore Occhione, hanno arbitrato a Firenze Cavallini e Savino, 3-1, 5-4, 2-2, 3-2, gara correttissima, nessuno uscito per limite di falli, Florenzia 3 su 7, Palermo 3 su 10 e un tiro di rigore davanti a 200 spettatori. Dunque la Florenzia doma un ottimo Palermo, c'entra il terzo risultato utile consecutivo, una vittoria bella metà per il tecnico Luca Minetti, che a fine partita, alla fine del 32esimo minuto, non si accontentava del risultato e non le mandava a dire ai suoi: al di là del risultato mi auguro di non rivedere più questo atteggiamento presuntuoso da parte dei ragazzi. Dopo un tempo pensavamo di aver già chiuso la situazione, 3-1. Con la nostra superficialità abbiamo tenuto il match aperto fino alla fine e questo non è tollerabile. Il primo tempo si apriva con la Florenzia a trazione anteriore, Benvenuti, Carnesecchi, De May affondavano il colpo mettendo in cassaforte i primi 8 minuti. Nel finale Geloso beffava San Marco, la Florenzia calava il buio e rimetteva i siciliani in corsa, Trisse firmato da Geloso, Cesarò e Rainieri, Astarita riacciuffava il pari, Zabo dai 5 metri li portava avanti gli ospiti e Minetti si alzava dalla panca e alzava la voce. Il tecnico non ci stava, suonava la sveglia e i suoi dopo il blackout ricominciavano la risalita con l'olandese De May, autore di una buona prova, alla fine 4 gol per lui, l'ottimo Sordini, il solito Astarita che ristabilivano le gerarchie con un parziale più 3 che mandavano le squadre al riposo. Nella ripresa riaffiorava un po' di stanchezza da parte dei padroni di casa, gli ospiti restavano in orbita con Ferlito e Zabo che rispondevano ad Astarita e De May. Ultimo quarto dove la braceria Palermo provava a rompere gli schemi, la Florenzia però riusciva a fare facile amministrazione con De May, ancora era il quarto gol, col giovanissimo Borghigiani al suo primo gol stagionale, l'azzurrino Sordini 3 gol che mandavano in archivio il definitivo 13-9. Chiudo con i risultati: Sori, Acqua Chiara, Ati 2000, 8-10, i primi 3 punti per l'Acqua Chiara che dovrà ospitare nella sua piscina la Rari domani pomeriggio. Florenzia Palermo 13-9, Latina Vela Ancona Nuoto rinviata, Tuscolano Copral Muri Antichi Catania 11-14, Roma Pallanuoto Civitavecchia nel derby 12-8, Circolo Canottieri Napoli Olympic Roma 11-4. Ricordo Napoli, Florenzia, Roma Visnova, Muri Antichi Catania 9, Palermo Sori 4, Acqua Chiara 3, Latina 3 a 0, Tuscolano, Nuoto Ancona, Civitavecchia, Olympic Roma. La Florenzia viaggia con 3 giocate, 3 vinte, 32 fatti, 22 subiti, 10 differenza reti a nostro favore. L'attacco migliore ce l'ha il Muri Antichi Catania, 37 fatte, 23 subite. A 35 la Roma Pallanuoto, 35 fatte, 21 subite. 34 per il Circolo Canottieri Napoli, 34 fatte, 21 subite. La Rari ha il quarto attacco insieme al Cus Palermo con 32 fatte Rari, 22 subite, 32 fatte Palermo, ma 32 subite. Questo è tutto per la nostra puntata di Palombella Biancorossa di oggi venerdì 3 dicembre. Il nostro appuntamento canonico ogni venerdì pomeriggio. Da Stefano Ballerini vado a voi tutti la più cordiale buonasera, un saluto dalla nostra redazione, grazie a Enrico Milano in cabina di regia.
l'appuntamento per poi sapere cosa sarà successo in tutte le piscine, ovviamente nella maxi rassegna stampa di lunedì mattina con Paolo Caselli. Buon weekend a tutti, forza Rari!